Konami ha reso disponibile per il download la demo di eFootball PES 2020, nuova incarnazione del popolare simulatore calcistico. La versione di prova può essere ora scaricata su PlayStation 4, Xbox One e PC, pesa poco più di 5 giga ed è tradotta in varie lingue, italiano compreso. Questa build preliminare permetterà di giocare una partita in singolo, online o in cooperativa, scegliendo tra ben 13 squadre, tra cui spicca ovviamente la Juventus, team con il quale, come sappiamo, Konami ha stretto un accordo esclusivo per ben 3 anni. Soltanto in PES, dunque, potremo giocare con il nome e la divisa ufficiale della vecchia signora. Tra le altre partnership conquistate dalla società giapponese, ricordiamo anche quella con il Bayern Monaco e con la massima serie di calcio brasiliana. Ma al di là di una panoramica dei club su licenza, la demo propone un'occhiata più estesa al comparto visivo della produzione. A balzare immediatamente all'occhio è una rinnovata rifinitura del motore di gioco, ancora più dettagliato nei volti e nelle corporature dei giocatori più famosi, riprodotti davvero alla perfezione grazie alla scannerizzazione 3D delle loro controparti reali. Lo stesso si può dire per la digitalizzazione degli stadi, almeno di quelli inseriti nella build di prova, che beneficiano di una modellazione impeccabile. Permangono invece alcune imprecisioni nelle animazioni durante le scene di intermezzo, nella pausa tra i due tempi del match e a fine partita, con movimenti dei calciatori ancora un po' legnosi e non sempre ben connessi tra di loro. Migliore invece l'atmosfera dell'incontro, resa più dinamica grazie all'introduzione di una nuova telecamera che segue l'azione con rinnovato virtuosismo. Restando in tema di animazioni, è ormai scontato che per un salto qualitativo più netto bisognerà attendere l'avvento della nuova generazione. Ora come ora, anche se restano invariati alcuni spigoli tecnici, la qualità visiva di PES 2020, una volta battuto il calcio d'inizio, raggiunge vette davvero molto elevate. Buona parte delle imperfezioni grafiche svanisce durante la gara. Le reazioni dei calciatori, sia nei contrasti che nel controllo palla, sono una diretta conseguenza della nuova attenzione riposta nella fisica dei corpi e nella sfera che, pur senza stravolgere completamente il feeling di gioco a cui siamo abituati, garantisce parabole e traiettorie più realistiche. Il First Touch Impact ha subito quindi dei piccoli ma significativi perfezionamenti che si traducono in un rapporto maggiormente verosimile con il pallone, sia nelle fasi di ricezione che di controllo. Notevole poi la resa ed il comportamento della palla nei campi bagnati dalla pioggia, con delle modifiche tangibili al ritmo della corsa e alla rotazione della sfera dopo un cross o un tiro. A tal proposito, le manovre di dribbling mostrano animazioni inedite ed una gestione del pallone che, nei piedi degli atleti più abili, può dar vita ad azioni ancora più precise. Quello che ne deriva è un simulatore piacevolissimo da giocare che di anno in anno sembra limare sempre le ruvidezze tecniche e di gameplay. La feature denominata Inspire, legata ai talenti individuali che influenzano i comportamenti degli altri calciatori in campo, non è immediatamente evidente, ma inizia ad avvertirsi soprattutto durante alcune azioni di gioco, ossia quando la personalità del singolo team torna a galla nelle fasi della partita maggiormente concitate. Ai livelli di difficoltà più elevati del resto, i club reagiscono con più realismo, per esempio aggredendo la squadra avversaria nel tentativo di rimontare l'eventuale svantaggio nei minuti finali del match. Ne consegue una buona resa dell'intelligenza artificiale che, a parte qualche svarione in fase difensiva, ha dato prova di comportamenti abbastanza validi, perlomeno nelle squadre di rango più alto. Nel corso delle nostre partite con la demo e nei precedenti contatti con la produzione, abbiamo però notato una tendenza dei portieri, ai maggiori gradi di sfida, a compiere alcuni miracoli sotto porta, come se fossero delle vere saracinesche umane, specialmente per quanto riguarda l'estremo difensore della Juventus. La nuova fisicità dei giocatori, eccezione fatta per collisioni non sempre adeguatamente precise e per alcune spiacevoli compenetrazioni, rende i contrasti piuttosto realistici. Sono situazioni che gli arbitri, in base alla nostra prova, tendono a punire con maggiore attenzione rispetto al passato. Mentre aspettiamo di valutare il gameplay con un numero più consistente di squadre e di scoprire tutti i dettagli delle modalità aggiuntive proposte da eFootball PES 2020, questo contatto con la demo ha confermato le sensazioni maturate nei nostri precedenti incontri con il calcistico di Konami. L'azienda giapponese si sta impegnando duramente sia sul fronte contenutistico sia su quello ludico per dar vita al miglior capitolo non soltanto di questa generazione ma dell'intera serie calcistica. Se Konami riuscirà a centrare la rete, lo scopriremo soltanto il prossimo 10 settembre. Per il momento non ci resta che ingannare l'attesa giocando con la demo, che potrà essere utilizzata liberamente senza alcun limite di tempo.